E il denaro, il rapporto con Marshall McLuhan con il denaro, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista di teorico, di studioso. Allora, McLuhan, cominciamo da quella personale. Io sono andato a guardare la mia biblioteca, ho un libro, una sua corrispondenza, che è interessantissimo per tutti quelli che vogliono studiare McLuhan, perché è esaustivo, tra il 1931 e il 1979. McLuhan è morto nell'80, è nato nell'11, quindi le prime lettere sono risalgono quando aveva 20 anni. E una di queste prime lettere è del 32 e riguarda un primo viaggio di McLuhan, che chiama Montreal, da Edmonton, la nativa Edmonton, e poi sta andando in Inghilterra, e si capisce che da personcina molto al mondo, poi non era, dà molto valore ai soldi, tanto è vero che ci sono parecchi riferimenti in molte lettere, fa riferimento ai soldi che gli serviranno in Canada, prima a Montreal, poi in Inghilterra, e si preoccupa perfino di comunicare ai genitori che non potrà scrivere molto spesso perché francobolli in Europa costano caro. Questa è una cosa che non sapevamo nemmeno nel 1932, francobolli avessero questi costi. Tra l'altro, in realtà io lo sapevo perché il più famoso schema di truffa finanziaria, mi viene in mente in questo momento, quando preparo la relazione, non ci ho pensato, ma il più famoso schema di truffa finanziaria si chiama schema Ponzi, come forse voi sapete, che è alla base di tutte le truffe che esistono. E consiste in una cosa semplicissima: l'organizzatore della truffa colleziona soldi da quelli che scendono in formato a piramide, i soldi risalgono verso la punta, a un certo punto il creatore della truffa apparisce, e con i soldi di quelli sotto, ovviamente. Questo schema è stato applicato da truffatori piccolissimi a truffatori giganteschi come Madoff, di cui avrete sentito parlare, usato né più né meno uno schema Ponzi, e l'originale creatore, questo signor Ponzi, che era un emigrato di Parma negli Stati Uniti, l'aveva inventato, perché alla base della truffa ci vuole sempre una spiegazione razionale, cioè voi dovete riuscire a spiegare a quelli che vi danno i soldi perché riuscite a produrre più interessi delle banche, perché siamo come banca, no? Allora la spiegazione deve essere sempre innovativa. Ponzi, però con un grado di realismo. Ponzi aveva spiegato agli altri emigrati americani, gli italoamericani che lui conosceva, che i francobolli, di cui loro facevano grande uso perché scrivevano ai parenti, negli Stati Uniti si potevano avere a un prezzo inferiore a quello italiano. Questa cosa si chiama gergo arbitraggio, no? Dopo una cosa a New York, perché la puoi rivendere meglio a Milano, cosa che adesso è sempre più difficile per varie ragioni, ma un tempo era possibile o comunque credibile. E quindi, a quanto mi viene in mente adesso, McLuhan aveva identificato lo stesso tema, cioè i francobolli costano molto più caro in Europa che non in Canada. Un altro pezzo carino, sempre dal suo libro sulla corrispondenza, del 46, quando quindi McLuhan aveva già 35 anni, è carino per tutti gli studenti che vogliono diventare professori, pure per quelli che già i professori lo fanno da un po' in Italia, e mi ha anche consentito di fare un esercizio di attualizzazione finanziaria, per cui potrebbe essere utile a voi che leggerete il libro sulla corrispondenza e magari non siete in grado di fare lo stesso giochino finanziario che io invece ho fatto. Quando guadagnava McLuhan a 35 anni insegnando all'università? No, lui ci dice che guadagnava 4.200 dollari canadesi l'anno nel 1946, più o meno sono 4 anni di corso del professore contratto alla Sapienza, oggi però non nel 46. Naturalmente se riuscite a farvi dare ci vuole tempo per prenderli poi dalla burocrazia della Sapienza. Ma i 4.200 dollari canadesi prendeva McLuhan, quanti erano i soldi di oggi, questo giochino di attualizzazione finanziaria?
Sì, cioè oggi quanto guadagnerebbe Nick Luman prendendo lo stesso stipendio di allora? Cioè, quanto valevano in realtà questi soldi del 46? E prima di dirvelo, mi viene svelato, voglio aggiungere che lui comunicava alla madre, che aveva un rapporto epistolare molto fitto, che però facendo anche questi stili poteva arrivare a 5.000 dollari canadesi. Quindi andiamo anche a sapere che il 20% si poteva portare a casa in aggiunta con i corsi estivi, sui quali trovo ragione che ne vale la pena fino a un certo punto, perché se ne andremo quasi tutti in tasse. È uno schema che probabilmente qualcuno di voi già conosce, per cui guadagnare di più non è sempre un vantaggio totale. Comunque vi dico che erano tra i 65.000 e i 77.000 euro all'anno. Quindi loro hanno avuto delle tasse canadesi, che all'epoca erano piuttosto alte, erano intorno al 40%, 45%. Infatti poi ci racconta che in dubbio se comprare anche una cucina nella casa, che sia una cucina americana, come si chiamava, una cucina componibile, di cui oggi chiamiamo componibile, sono fatte delle cose. I soldi veri per Marshall, per il nostro Marshall McLuhan, arrivano però nel 1965. Cioè 55 a 55 anni. Perché? Perché la pubblicazione di Understanding Media inesplicabilmente diventa un hit, come diremmo oggi, un grande successo. La sola edizione nordamericana, cioè quella degli Stati Uniti e del Canada, ovviamente, in brossura, e la brossura è quel tipo di libro che se ti casca in testa non ammazza, quello con la copertina cartonata, ovviamente si prende gli spigoli, vende 100.000 copie, che è una cosa assolutamente inusitata per un libro di comunicazione, anzi inusitata per molti libri, perché 100.000 copie in brossura sono cose da best seller di narrativa, insomma, parlo della edizione costosa, quella che pare si chiami anche Paperback, scusa, Paperback è quello